E adesso vi presentiamo il nostro artista più grande e più importante, ovvero Alberto. Salve a tutti, io sono Alberto Valletta. Vengo da Ancona nelle Marche, ho 21 anni e studio ormai da 3 anni presso la Libera Accademia delle Belle Arti a Firenze, settore graphic design e multimedia. Sin da piccolo amo la recitazione, amo il canto, amo cantare, amo scrivere, amo dipingere. Diciamo che tutto ciò che è arte fa parte di me. Ecco, diciamo che le passioni che ho le devo grazie anche a mia mamma e mio papà. Mia madre mi leggeva le poesie di Shakespeare e di Tagore. Mio padre mi interrogava, quando eravamo a cena, me e mia madre ci interrogava su cosa diceva Gandalf nel film in quel preciso momento. Ecco, quindi questo è un po' il contesto per farvi capire l'accoglienza di quest'arte che ho ricevuto. Ma soprattutto la frase che mi rimane impressa di Gandalf che porto avanti nella mia vita, che secondo me è un motto, è non tutte le lacrime sono un male. Ecco, mamma mi portò all'età di 8 anni, mi portò a un corso di teatro per bambini in parrocchia e lì conobbi Betty, Elisabetta Parisini, che poi è diventata la mia insegnante di teatro, la mia coach, potremmo dire. E lei, insomma, mi innamorai subito di questa donna, a livello proprio teatrale. E lei poi si ammalò di schiena e di conseguenza poi io smisi. Ecco, dopo 2 anni, mia madre mi disse: "Guarda Alberto, c'è un corso avanzato di teatro organizzato dal Teatro Stabile delle Marche di Ancona, perché non vai?" E io: "Va bene, andiamo." Scesi queste scalette per andare a questo corso. Aprì questa porticina nera, aprì e vidi Betty, Elisabetta Parisini. E lì ci guardammo veramente per 5 secondi e ci fu questo abbraccio spontaneo che ancora ricordo con tutto il mio cuore. Ecco, il primo spettacolo che ho fatto con Betty è Cenerentola. Facevo uno dei topolini, un'esperienza veramente forte, il mio primo spettacolo teatrale. E poi un giorno durante le prove venne un signore a guardarci e lei, Elisabetta, ci disse: "Guarda, c'è questo signore che viene a vedervi, mi raccomando, voi fate le prove tranquillamente, intanto questo signore vi guarda." Io tornai a casa e dissi a mio padre: "Guarda, papà, c'era un signore che mi guardava sempre a teatro." E mio padre, insomma, disse: "Va bene, ok." Poi arrivò la chiamata dopo 2 settimane e questo signore era il regista del film, cortometraggio La cosa in cima alle scale. Ed ero stato preso, per la prima volta in un cortometraggio. Io facevo Pietro. Pietro era questo bambino che era il protagonista da piccolo, il protagonista era Gianluca d'Ercole. E poi c'era Luigi Moretti, Gaia Benassi. E fu la mia prima esperienza cinematografica quella, un'esperienza veramente forte anche lì. E Betty, Elisabetta, fu la mia coach durante il set. E mi insegnò come piangere per finta, c'è una foto bellissima dove io urlo. Ed è stupenda, stupenda questa foto. Forse il teatro, l'arte del teatro, bisognerebbe insegnarla anche nelle scuole. Perché mettersi nei panni delle persone è la cosa fondamentale per vivere questa vita. Potremmo avere la cultura di questo mondo, ma se non sappiamo metterci nei panni delle altre persone, tutto svanisce. Un ricordo molto forte per me, che collega sicuramente l'arte, l'amore per l'arte, l'amore per la mia famiglia e l'amore per la vita, è ad un incontro all'università, Libera Università, Lauretana per la terza età. E mi invitò questo signore che era il rettore, Bolognini, mi invitò e lì cantai delle canzoni.
si parlava di cure palliative in quel momento, si parlava anche di hospice, se vorremmo proprio dirla. E mio padre era malato in quel momento, era malato di cancro, e quindi insomma, andare lì e parlare di cure palliative non era proprio un momento molto, ecco. Però quello che poi mi ha veramente commosso di questo incontro è che io cantavo i miei cavalli di battaglia, quindi avrai di Baglioni, avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto griglie e stelle. E tra queste canzoni, una in particolare, quando mi chiesero il bis, cantai Lontano e lontano di Tenco. E non so, c'avevo proprio questa voglia di cantarla e anche una certa emozione nel cantarla. E c'era mio padre che con questa cinepresa, lui riprendeva tutto, mi riprendeva. E quando finì lo spettacolo, mio padre mi venne lì e mi disse: amore mio, sei stato bravissimo, siamo telepatici. Perché anch'io ho pensato a questa canzone e volevo che tu cantassi questa canzone. Quindi ecco, questo è per racchiudere un po' il tutto, no? L'arte mischiata alla vita e l'amore per l'arte che poi si dissolve anche nell'amore per la famiglia. Ecco, quindi diciamo che i miei genitori mi hanno dato tanti doni e mi hanno dato la possibilità di coltivare al meglio le mie passioni e tuttora credono molto in me. Poi purtroppo babbo se n'è andato e quindi ecco, però ecco, rimane in me la sua vitalità, rimane in me la sua passione per la vita e spero che questa passione per la vita possa condividerla a più non posso, come si dice.